OneLife Biometrics ID è un prodotto innovativo perché è il primo sul mercato che va a proteggere uno dei rischi che tutti i giorni affrontiamo, ovvero quello di avere un attacco hacker e di subire una violazione digitale. Si stima che nel mondo circa 900 milioni di identità digitali sono state violate, quindi un rischio che oggi è attuale, percepito ed è appunto entrato nella vita di tutti i giorni. OneLife Biometrics ID protegge in particolare i dati del nostro smartphone. Tutti i giorni utilizziamo lo smartphone e abbiamo un po' tutta la nostra vita, alla fine abbiamo le nostre foto, i nostri conti correnti, le nostre carte di credito. Questa è la prima polizza che va a proteggere i dati del nostro smartphone dall'uso e dalle violazioni inappropriate e quindi è innovativo perché è un prodotto che si focalizza su questi nuovi rischi, ma è innovativo anche per un secondo profilo, ovvero per la tecnologia a supporto della polizza. Noi non siamo una società che vuole fare cyber security, ma sicuramente aiutare gli utenti ad avere dei comportamenti più sicuri, ad essere consapevoli dei rischi che corrono è importante. Per questo motivo abbiamo sviluppato insieme alla polizza una applicazione digitale che offre una serie di servizi messi a disposizione dell'utente gratuitamente, compresi nella polizza, che lo aiuta ad avere dei comportamenti virtuosi e lo aiuta ad affrontare tutti i giorni le difficoltà, per esempio nel non sapere se cliccare o non cliccare su un certo sito o su un certo link. Questo aiuterà tutti ad essere più sicuri e ad usare le tecnologie in modo sereno e senza problemi. In Italia in particolare abbiamo richiesto ad un campione di italiani di tutte le fasce d'età qual era la loro esperienza nei confronti appunto di queste violazioni digitali e è abbastanza incredibile e sconvolgente imparare che più di un terzo degli italiani intervistati ha dichiarato di aver subito una violazione della propria identità digitale di qualche genere. Ma ancora più importante e interessante è capire che la propensione all'acquisto di una polizza per eventualmente proteggersi da tali rischi è ben oltre il 70%, quindi è un rischio non solo percepito, ma compreso fino in fondo al punto da voler anche acquistare un prodotto assicurativo. OneLife nasce da un'osservazione relativa al progresso tecnologico e scientifico. E per millenni l'uomo ha vissuto con tecnologie molto basilari e poi all'improvviso negli ultimi 200 anni le scoperte scientifiche, le conquiste tecnologiche hanno sconvolto, migliorato e cambiato la vita degli uomini. Queste conquiste sono avvenute prima un po' lentamente e poi adesso avvengono in maniera repentina e noi pensiamo che l'uomo non sia così preparato alla conoscenza di tutti i rischi che sono dentro le nuove conquiste tecnologiche e scientifiche. In ogni conquista, purtroppo, c'è una derivata negativa e la derivata negativa costituisce un rischio per le persone. Noi abbiamo fatto questa valutazione e abbiamo pensato che la genetica, la biometrica, il biohacking o cyber sono degli spazi in cui l'uomo ha bisogno di protezione e per questo abbiamo deciso di creare OneLife, che è la prima assicurazione così verticale e così specializzata sui rischi che il progresso tecnologico e scientifico può causare al genere umano. Le prospettive sono enormi, senza arroganza, ogni giorno c'è una conquista. Faccio l'esempio master di questo discorso. Pensate a chi ha inventato l'automobile. Chi ha inventato l'automobile non pensava mai di inventare anche gli incidenti stradali, purtroppo, no? Chi ha inventato il treno non pensava di inventare i disastri ferroviari e così via. Ogni volta che c'è una conquista c'è un rischio e quindi per assurdo OneLife è una compagnia assicurativa che non ha limiti. Ogni giorno può fare una esplorazione, una ricerca su nuove conquiste tecnologiche e dare sicurezza e tranquillità alle persone.